Ciao a tutti e bentornati a un nuovo video di Little Chef, sono Letizia, oggi è il 1° di maggio e sono qui per fare con voi il book haul e il wrap up del mese di aprile. Quindi, iniziamo subito con il book haul perché ho preso non so quanti libri questo mese, ero tipo lì, oh mio Dio, ho speso un botto di roba, un botto di soldi, quindi meglio se ve li faccio vedere. E appunto partiamo con Unbreakable e Unmarked di Cami Garcia, che è la scrittrice che insieme a Margaret Stoll ha scritto Beautiful Creatures, che devo ancora leggere. Sono entrambi della Mondadori. Unbreakable viene 17 euro, mentre Unmarked ne viene 19,50. L'ho preso per puro caso, nel senso che sono andata alla Giunti per prendere altri libri che avevo messo da parte. Questo era lì. Mi aveva ispirato la copertina e ha detto: vabbè, tenetemelo da parte che lo prendo. L'ho preso, infatti, e solo che penso, mi sono resa conto che è il secondo di una serie. E questo è il primo. E quindi niente, è un po' horror la storia in sé per sé, poi ne parlerò dopo, più tardi. Comunque, questo è il primo, sono i primi due acquisti. Altri acquisti: Lost in Time e Gates of Paradise di Melissa Della Cruz, di cui già avevo parlato nell'unboxing. In realtà l'unboxing faceva parte del mese di marzo. Avevo fatto l'ordine a marzo, ma mi sono arrivati ad aprile, quindi diciamo li metti come buco di aprile, li ho messi per così. Sono appunto gli ultimi due volumi di una serie sui vampiri ambientata a New York. Non vi posso spoilerare niente perché appunto sono gli ultimi due, con calma me li leggerò. Purtroppo cioè in inglese sono venuti 9,99 dollari Gates of Paradise e 8,99 dollari Lost in Time, solo che in italiano attualmente non mi ricordo il prezzo vero, insomma quanto ho speso in italiano, perché ci ho dovuto aggiungere anche le spese di spedizione perché le ho presi su eBay. Altri libri che ho preso sono stati tutti gli altri che mi mancavano della serie di Nicolas Flamel, nel senso che tantissimi anni fa ho letto il primo libro e mi era piaciuto da morire, poi non so perché non l'ho continuata, probabilmente perché non bazzicando per bene come adesso faccio le librerie, non me ne sono resa conto, oppure me ne sono resa conto, sì, me ne sono resa conto, ma alla fine non li ho presi e non so perché. Comunque, li ho trovati tutti nella versione economica, eccoli qua, della Mondadori, e abbiamo il secondo che è I segreti di Nicolas Flamel Immortale, Il Mago, a 10 euro. Il terzo, L'Incantatrice, a 11,50. Il quarto, Il Negromante, a 11. Il quinto, Il Traditore, a 10. E l'ultimo, I Gemelli, il sesto, eccolo qui, a 11,50. Quindi ora pian pianino me li leggerò tutti con calma, tanto ho da finire un monte di serie. Mi sono detta: Letizia, questi mesi finisci le serie che hai iniziato e devo finire a tutti i costi. Gli ultimi libri del book haul che ho trovato sono tutta la saga presa su Amazon di Bloodlines. Yay! Perché vi spiego: siccome sono arrivata a leggere il terzo libro appunto della saga di Vampire Academy, dopo ne parlo infatti nel wrap up, sono letteralmente innamorata di questa serie. Giuro, la adoro e sono tipo lì: perché non l'ho letta prima? Perché non ho iniziato prima questa serie fantastica? Mi sono detta: beh, bene, a questo punto ho ordinato tutta la serie in cartaceo di Vampire Academy. Aspetto che mi arrivi, così la continuo, perché queste serie meritano di stare nella mia libreria. E poi mi sono detta: prendiamo anche il seguito, perché alla fine questo, anche se so che è uno spin-off, è il seguito della storia. Quindi ho detto: prendiamolo, così almeno ce l'ho bello pronto quando poi finirò gli altri. E infatti abbiamo, non so il prezzo in italiano, mi dispiace, ho buttato via purtroppo per essere bischero, ho buttato via i vari dati, quindi non so quanto ho speso in realtà, non me lo ricordo per bene. In tutto mi sembra sono 6 libri. Qui e l'ordine in tutto è venuto 49,49 senza spese di spedizione, quindi di preciso non so quanto siano venuti, circa 7,90 euro, 8-9 euro al libro, qualcosa del genere. Abbiamo Bloodlines, primo, 7,99 sterline. Golden Lily, che è il secondo, ed è 7,99 sterline. The Indigo Spell, che è il terzo, 7,99 sterline. The Fiery Heart, quarto, 7,99 sterline. Silver Shadow, 7,99 sterline, che è il quinto. E l'ultimo, The Ruby Circle, 12,99 sterline. Passiamo al wrap up del mese di aprile. Primo libro del mese di aprile letto: Come un uragano di Nicola Sparks, a cui ho dato la bellezza di due cuoricini. Due. Giuro, non ho mai letto un libro più brutto di questo. Ma brutto, brutto, aiutatemi a dire brutto. La storia in sé per sé è anche una storia romantica, ma romantica al limite dell'impossibile, nel senso che vi prego, no! Oddio, mi hanno svenata, mi hanno fatto venire il diabete. No, ero tipo no, no, assolutamente no, mi rifiuto di proprio che schifo, proprio nel dire, ma vi prego, no, basta. Cioè, è
troppo idilliaca, è una storia troppo idilliaca quella che succede, quella che accade tra Paul e Adrienne. Secondo me è veramente una storia troppo, troppo, troppo idilliaca. Non è possibile che in 5 giorni, 5, perché il libro si svolge in 5 giorni, queste due persone si innamorino follemente, così disperatamente, che non ce la fanno a stare l'uno senza l'altra. No! Nella vita reale non succede così. Non è possibile, nemmeno con il colpo di fulmine. No, non ci sta. Non è possibile, non è reale, niente di niente. Quindi mi rifiuto. No, no, no. Giuro, mi aspettavo tanto da questo libro, perché il film è veramente bello. Il film ci sta anche che ci siano qualche giorno. Mi sembra però il film sia più lungo, nel senso lo abbiano fatto nell'arco di 2 settimane, non me lo ricordo di preciso. Il film è bello, veramente ve lo consiglio. E quindi mi aspettavo, diciamo che ho avuto delle altre aspettative prima di leggere questo libro. Aspettative che ovviamente si sono andate a farsi benedire. Sono rimasta molto male, veramente molto molto male. Non mi è piaciuto, proprio per niente. Cioè, nel senso, è sempre stata la storia carina, sì, ma il fatto che appunto sia talmente smielata, talmente romantica, talmente troppo poco reale, no, no, me l'ha fatto crocione sopra. Passando al secondo libro, abbiamo finalmente il terzo libro di Harry Potter. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. E l'avevo iniziato a febbraio, non so perché mi ci sia voluto così tanto a finirlo. È il libro che mi ha fatto innamorare di questa serie, perché, oh mio Dio, è meraviglioso. Purtroppo non vi posso dire la trama, perché se magari qualcuno di voi non l'ha ancora letto, non vi voglio spoilerare niente, anche se magari avete visto i film. Comunque sappiate che libri e film sono sempre più diversi l'uno dall'altro. Quindi, tornando a noi, questo giuro è fantastico, è perfetto. Io mi sono innamorata di questa storia grazie a questo libro qui. Come il film è uno dei miei preferiti e, oh mio Dio, sono tipo, oh, che bella cosa. E quindi 5 cuoricini a questo, 5, se li merita tutti quanti, tutti, perché i personaggi sono sempre più carini, io mi sono affezionata tantissimo a questi personaggi che sono alla fine del mondo. Lo consiglio tantissimo. Questa serie, se non l'avete ancora fatto, leggetela, perché, oh mio Dio, è meravigliosa. Il terzo libro che ho letto è stato Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Mark Eddon. Lettura interessante, principalmente per il fatto che il ragazzo, il personaggio, è affetto da una forma particolare di autismo, che non so pronunciare, scusatemi, diciamo non so pronunciare questo nome. L'ho trovato una lettura interessante, non so dire se mi è piaciuto oppure no. Posso però assicurarvi che l'ho trovata molto molto interessante, perché mi ha fatto vedere cosa prova una persona affetta da autismo. Perché veramente l'autore è stato in grado di farmi vedere il mondo attraverso gli occhi di Christopher. Scusa. La magia di questo libro è il fatto che, almeno personalmente, l'autore mi ha trasportata nell'universo di Christopher, nel suo modo di vedere la realtà, nel suo modo di rapportarsi, nel suo modo di pensare, nel suo modo di cercare un appiglio per capire le cose. Mi ha veramente lasciata senza parole, non mi ha arricchito un po' le mie vedute, le mie conoscenze, chiamatele come vi pare. Quindi questo gli ho dato, scusatemi, 4 cuoricini, glielo ho dati, 4. 4 cuoricini, se li merita tutti, perché è uno stile scorrevole che comunque cattura il lettore e lo tiene piacevolmente attaccato alle pagine fino alla fine. Quarto libro che ho letto, cioè da finire praticamente, è stato Grandi speranze di Charles Dickens. E oh mio Dio, finalmente mi sono ripresa, perché questo libro l'avevo iniziato in terza superiore, mi sono arrivata a un certo punto, mancavano circa 100 pagine, forse un po' meno. Non riuscivo ad andare avanti perché mi era venuto talmente a noia, talmente pesante la lettura, ho detto no, non ce la faccio più, basta. Infatti l'ho tenuto da parte per un po', però alla fine ho detto ma sai che, finiamolo. Alla fine l'ho finito e giuro, sono contenta di aver fatto questa scelta, nel senso che la fine di questo libro è diversa lievemente dagli altri romanzi di Dickens. Si vede qui ovviamente il modo di pensare di Dickens, il fatto che appunto ci sia sempre la società vittoriana di mezzo, anche le condizioni disagiate di altre persone, ma qui è tutto un po'... me l'ha confermato anche la mia professoressa di inglese, che è diverso rispetto agli altri suoi libri, e sono contenta di averlo letto, veramente veramente molto contenta. E anche a questo ho dato 4 cuoricini. Racconta la storia di Pip, che conosce un detenuto che è riuscito a scappare da una prigione, e questo detenuto fa in modo e maniera di farlo arricchire, di fargli vivere una vita agiata a Londra, e qui, da qui poi scatteranno varie peripezie, perché alla fine sono peripezie, poveretto, in modo minore o modo maggiore, però comunque affronta dei problemi, delle peripezie, deve cercare di restare a galla nella società londinese, che appunto sega chi non è all'altezza,
La società vittoriana sega chiunque non è all'altezza della situazione alla fin fine, se ci pensate bene. Lo stile non sempre è scorrevole perché le descrizioni sono troppo, a volte sono veramente pesanti le descrizioni, però alla fine ho capito che sono congeniali per farci capire alcune cose, anche se personalmente qualche opera di taglio io l'avrei fatta. Però vabbè, non c'erano gli editor a quei tempi, almeno credo. Ho un altro libro letto, di cui ho fatto la recensione, ovviamente mi metterò anche tutti gli altri link tutti i link delle recensioni fatte in questo mese nell'info box, come tutti i miei link agli altri miei social, insomma. Quarto libro letto, di Alessandra Lavinia, Ciò che inferno non è, scusatemi. Ciò che inferno non è, e oh mio Dio, 5 stelline. 5 stelline se le merita tutte, secondo me anche qualcosa di più. 5 cuoricini se le merita tutti da parte mia, perché è una lettura pazzesca, giuro, non ho mai letto qualcosa di così bello in vita mia. È uno dei pochi libri che mi ha strappato il cuore, me l'ha ridotto in brandelli e me lo ha rimesso nel petto. Racconta, siamo nel 93, un anno dopo la morte di Borsellino. Si hanno due figure importanti, il personaggio giovane, che si chiama Federico, scusate, non riuscivo a trovare il nome, si chiama Federico, che andrà a aiutare il suo professore di religione nel quartiere disagiato, e da lì poi scatteranno altre cose che vi apriranno il cuore in due, veramente vi apriranno il cuore in due, perché, oh mio Dio, non voglio dirvi oltre perché non sono brava a raccontare il trama dei libri, perché ho paura di fare troppi spoiler. Basta che sappiate che è un libro meraviglioso, io piango poche volte per i libri, piango solo veramente se merita, se una cosa merita davvero, quindi credetemi, questo merita tutto quanto. Fine discorso. Poi, altri libri che ho letto, che mi sono ricordata ora, che sono in PDF, alcuni appunto non ve li posso mostrare perché non sono brava a fare gli editing dei video, sono di Richelle Mead, ho letto Morsi di ghiaccio, che è il secondo libro della serie di Vampire Academy, e oh mio Dio, bellissimo, ovviamente, stupendo, meraviglioso, ero tipo di sì, azione, sì, amore, sì, cuoricini svolazzanti, poi era per la mescipatrice, quindi sì, va benissimo, 5 stelline, subito. Poi, altro libro che ho letto è sempre stato il terzo invece della saga, sempre della serie di Vampire Academy, Il bacio dell'ombra, 5 stelline anche questo, si merita sicuramente, e oh mio, povero il mio cuore, secondo me Richelle Mead e Cassandra Clare hanno fatto in modo e maniera di incontrarsi in qualche modo, perché non è possibile, tutte le volte che leggo dei loro libri, aiuto, mio povero cuore, povera me, accidenta a me, povera me, povera me, non ci posso fare, con quelle due no, non ce la potrò mai fare, mai fare. E tornando a noi, altri libri letti sono stati Quando ho aperto gli occhi di Nicola Sparks, a cui ho dato 3 cuoricini perché è una specie di thriller, non thriller da far paura, però c'è uno un po' pazzoide, diciamola così, uno dei personaggi un po' pazzoide, un triangolo, e uno dei due uomini che contendono la protagonista è un po' pazzoide, sì, quello posso dirvelo. E appunto il thriller che c'è nella seconda parte, perché appunto la prima parte parla della storia d'amore che poi alla fine si instaura tra la protagonista e uno di questi due, che non è il pazzoide appunto, grazie al cielo. E la seconda parte invece riguarda appunto la parte thriller, la parte più movimentata, più piena d'azione, ecco. E devo ammettere che la storia in sé per sé è un po' vuota. E gli avrei dato 2 stelline come un uragano, sempre di Nicholas Sparks. Però gli ho dato 3 appunto per la suspense, perché alla fine Nicholas Sparks è riuscito a creare una suspense talmente alta alla fine, secondo me, che oh mio Dio, mi ha tenuta ancora dal libro fino alla fine. Quindi gli ho dato 3 cuoricini proprio per questo motivo. Altro libro che ho letto in 2 o 3 giorni, Unbreakable di Cami Garcia, e è un libro dal titolo lievemente horror, perché parla di spiriti, parla un po' di, diciamo, esorcisti in un certo senso, di demoni, ma io beh, demoni ce l'ho a sfare con altri libri letti, quindi non ho problemi a leggere di demoni e vampiri e cose varie, però vampiri qui non ci sono, peccato, e non ci sono nemmeno licantropi, solo demoni, spiriti, ma fantasmi, streghe, voodoo e compagnia bella, insomma, ecco. Comunque, da noi è un horror che alla fine horror non è, nel senso che ci sono delle scene addirittura che fanno sbellicare delle risate, almeno io mi sono divertita tantissimo a leggere questo libro. Vabbè, c'erano scene in cui ero tipo lì che continuavo a dire oh mio Dio, adesso che succede, adesso cosa devono fare, scappate, andate via, no, non andate via, insomma sono stata con il fiato sospeso per tutta la lettura.
veramente col fiato sospeso tutte le letture, anche perché c'è una specie di triangolo tra la protagonista che è Kennedy e due gemelli che sono rispettivamente Lucas e Jared, e lo scippo altamente con Jared perché sì, perché sono una coppia che più coppia bellissima non c'è, perché mi sono innamorata di loro fin dalla prima volta che ho letto di loro due insieme. Beh, loro sono la mia OTP di questa serie perché sono bellissimi. Il libro parla di Kennedy, una 17enne che si ritrova improvvisamente catapultata nell'universo della legione, nell'universo di spiriti, di streghe voodoo, di demoni, di persone scomunicate secoli prima dalla chiesa, magia oscura, e non riesce a capacitarsene, non riesce a capire, è solo grazie appunto alle persone che incontrerà che un pochino cercherà di far chiarezza in ciò che le sta succedendo, perché sua madre è morta all'improvviso a causa di uno spettro, e è appunto a causa di questo stesso spettro che lei conosce la legione, conosce altri quattro ragazzi che sono Lucas, Jared, Priest, che non mi ricordo il nome vero perché Priest è un soprannome, e Alara. Questi diventeranno poi suoi amici in futuro. È una storia, non riesco a dire tanto perché ho paura di fare troppi spoiler, però è una storia vincente, giuro, mi ha preso fin dalla prima pagina. Veramente mi è piaciuto tantissimo questo primo libro e non vedo l'ora di leggere il secondo che ho qui accanto a me, però più in là, lo leggerò più in là, perché ho altri libri da leggere prima. Quindi niente, mi è piaciuto veramente tanto, gli ho dato 5 stelline perché, oh mio Dio, è fantastico, giuro, ve lo straconsiglio in ogni caso. Per la suspense, per tutto, i feels che esplodono da una parte e dall'altra. E però anche per una lettura veloce, perché è veramente corto, sono 284 pagine. Corto di così io non penso di averne mai letto. Forse uno o due libri l'ho letto meno, più corti di questo. Si legge benissimo, veramente si legge benissimo. In 448, giuro. Stile scorrevole, avvincente. Quindi leggetevelo, veramente ve lo consiglio. Ultimo libro letto, passando appunto all'ultimo, che ho finito di leggere qualche minuto fa, è stato Harry Potter e il Calice di Fuoco, e questo sì, mi ha confermato che questa serie diventerà una delle mie preferite, perché dovete sapere che anche per i film il quarto libro di Harry Potter è uno dei miei preferiti, ma non avrei mai creduto che anche il libro potesse essere così bello, perché questo libro è religione, capitemi, devo portarlo su un altarino, piano piano, lì, tutto su lì, lì, tutto, lì, da adorare, da amare con tutto il cuore, con tutto quello che ho, perché sono ancora più affezionata dei personaggi, ancora più di prima, li stramo tutti, un po', perché un po' sembra quasi di conoscerli adesso, sembra quasi di averci sempre avuto a che fare con questi personaggi che comunque vivono in un mondo lontano da noi, che non esiste in realtà. Il mio cuore da fan, il mio cuore da lettrice accanita, è esploso in milioni di feels. povera me. Libro bellissimo, non posso dire la trama, per come stesso discorso del terzo libro, quindi della prigionia di Azkaban, perché ho paura di farvi spoiler se non avete letto, quindi don't worry, be happy, sappiate che è un libro bellissimo che si legge io l'ho letto in una settimana e 10 giorni, sì, circa, perché ho purtroppo la scuola, la quinta si fa sentire, ovviamente. E comunque lettura consigliatissima, ultra consigliata, giuro, leggetelo, perché merita. 5 stelline si merita anche questo, perché sì, se le merita. E io adesso chiudo qua perché devo scappare, ho da fare un monte di cose, quindi ovviamente vi lascio i link delle recensioni, dei social, ci sentiamo presto, scusatemi dell'assenza, quindi scusatemi se non mi sono fatta sentire, spero di potermi perdonare con una recensione che spero arriverà presto, ma non ne sono sicura, però spero arrivi presto questa recensione di un libro che sto aspettando di fare da un monte, però devo ancora finirlo perché mi ci vuole leggere questo libro, perché è un po' complesso. E poi vabbè, nella video recensione ve ne parlerò, spero che arrivi abbastanza presto. Noi ci sentiamo prestissimo, scusatemi tutti questi presto. Grazie di tutto, un bacione, ciao.